l'utilizzo degli spazi fieristici, dunque, ma non solo per fare fronte alla necessità crescente di posti letto, si raduna anche di container attrezzati. Alan Gar. Solo a Sesto San Giovanni ce ne sono 50, altrettanti sono disponibili a Brescia e a Verona, container trasportabili che si montano in poche ore, utilizzati già in altre occasioni come il terremoto in Emilia e l'emergenza Ebola in Africa, che potrebbero essere allestiti ora per ospitare i pazienti affetti da coronavirus. Questa potrebbe essere una possibile stanza di degenza per una persona. In più, questo modulo ha una parete divisoria integrata, in quanto si possono accostare un numero indefinito di moduli e creare una sorta di corridoio esterno. Per allestire un reparto ospedaliero, come hanno fatto in Cina, dove hanno costruito un ospedale in 10 giorni utilizzando moduli come questi, servirebbero però almeno 15 giorni. Con la metratura disponibile si possono ospitare circa 10 pazienti. Il nostro personale operativo è in grado di assemblare una struttura in circa 15 giorni, come già fatto in passato per le strutture modulari prefabbricate adibite a dialisi di Morbegno e di Pontedera attualmente funzionanti. Alcuni ospedali della Lombardia e la Protezione Civile di Roma hanno chiesto la disponibilità dei container per allestire reparti di terapia intensiva. Il problema, piuttosto, potrebbe essere trovare i macchinari medici.